Mia faccetta. Un attimo, mi è scomparso lo schermo. Vincenzo, se tu vuoi posso anche proiettarle io. Anche ora si vede. Da noi sì. Ma non la Prova. vedo. E lui non lo è. Ecco. Allora, la vedete, sì? Sì. Allora, Adesso. io vi parlerò un po' di compartigianato in generale. Compartigianato ha un'estesissima rete presente in tutta Italia, 103 associazioni territoriali, praticamente in tutte le province, 21 federazioni regionali, 12 federazioni di categoria, cioè di aree professionali, che a loro volta si articolano in 46 associazioni di mestiere. Ma a chi si rivolge Compartigianato? Si rivolge agli imprenditori senz'altro, cioè agli artigiani in essere, a quelli che vogliono diventarlo, ma anche alle loro famiglie, per qualsiasi esigenza, con una galassia di servizi e di attività veramente notevolissima. Ma si rivolge anche agli artigiani in pensione, in genere alla terza età, cioè ai familiari degli artigiani che hanno raggiunto la terza età e che hanno problemi previdenziali, assistenziali, fiscali. Esigenze legate al benessere e al tempo libero, ecco, noi vediamo quattro sigle, non sono nient'altro che delle gemmazioni di artigianato, cioè degli enti subalterni alla Confederazione che servono proprio a soddisfare queste esigenze. L'INAPA è il patronato che tratta tutte le abituali pratiche di patronato, il CAF che tratta tutte le pratiche fiscali, dal 730 all'ISE, al RED, alle successioni e così via. E poi le altre due invece, associazioni, hanno la finalità di servire le persone. Vediamo come l'ANAF è l'associazione dei pensionati di Confartigianato, che ha come intento, come finalità, quella di promuovere lo sviluppo della persona, degli associati che hanno raggiunto la terza età, attraverso momenti ludici, ricreativi, l'organizzazione di gite. Recentemente ce n'è stata una che ha coinvolto quasi 1.000 persone, completamente gratuite, ma anche di momenti di apprendimento, corsi finalizzati a Non fermo, fermo, sviluppare sto connettendo. capacità, per esempio corsi di disegno, corsi di musica e così via. L'ANCOS vedremo dopo che cos'è. Qui vedete che cosa fa Confartigianato per assistere le imprese. Si va dal fisco al credito, alla consulenza per la gestione del personale, alla formazione professionale, che è la parte che ci interessa di più, di cui poi parlerà Jessica Palazzi successivamente, ma anche la sicurezza sul lavoro, gli incentivi per l'acquisto di macchinari. Cioè la filosofia di Compartigianato è quella di prendere l'impresa da quando nasce e di continuare ad assistere durante tutto il suo percorso di vita. Quindi Compartigianato, abbiamo detto, è radicato sul territorio, quindi dialoga costantemente con tutti gli organismi amministrativi pubblici, dai comuni alle province, alle regioni, fino allo Stato nazionale, fino ad arrivare a Bruxelles. In collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, Compartigianato offre assistenza tecnica per la nascita di nuove imprese. Il bando Startup, voluto dalla Camera di Commercio, è un aiuto economico per sostenere le spese necessarie a costituire un'impresa. Sì. E Compartigianato mette a disposizione tutta una serie di strumenti che vedremo rapidissimamente perché questo possa realizzarsi. Per esempio, il business planning sull'idea imprenditoriale, la domanda di iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA, la creazione del logo. E la SCIA, cioè l'abilitazione dei locali
in cui dovrà poi svolgersi l'attività dell'impresa e la Camera di Commercio mette a disposizione 2.500 euro o 3.000 a seconda del tipo di impresa che servono proprio a coprire queste spese. Vedete, qui c'è un breve resoconto di alcune delle prestazioni che servono a raggiungere la costituzione d'impresa. Qual è stato il nostro primo approccio con Confartigianato? Proprio la creazione di una piccola impresa. Si trattava di una signora che aveva prima del Covid svolto l'attività imprenditoriale di vendita all'ingrosso a negozi sparsi su tutto il territorio laziale di accessori per gli abbigliamento. Il Covid aveva stroncato questa attività letteralmente. Abbiamo dovuto aiutarli a rimetterla su e abbiamo proprio trovato in Confartigianato una sponda ottimale per raggiungere questo obiettivo e abbiamo proprio sfruttato il bando startup di cui vi ho parlato prima. Quindi tutte le spese necessarie ad avviare l'impresa sono state sostenute attraverso il bando startup. I funzionari di Confartigianato ci hanno aiutato in questa operazione. Il credito è invece venuto da una gemmazione della diocesi di Roma, di cui siamo orgogliosi, la Fondazione Salus Popoli Romani, che penso voi tutti conoscete. Ma l'attività di sostegno di Confartigianato si estende ad un numero notevolissimo di bandi. Vi ho portato solo questo esempio. La Regione Lazio ha messo a disposizione 5 milioni di euro, quindi non pochi soldi, molti soldi, per incentivare gli imprenditori ad assumere chi? I giovani tra i 18 e i 35 anni e le donne da 18 anni in poi senza limiti di attività, dando fino a 14.000 euro per le forme più qualificate di lavoro. Al fine di farli assumere preferibilmente con un contratto a tempo indeterminato. Confartigianato fa proprio da traino, da mediazione per questo tipo di contributo. Considerate che una delle finalità prioritarie di cui parlerà Jessica è la formazione. Finita la formazione, i giovani e le donne che partecipano alla formazione dovranno poi essere inserite e questo è un modo per incentivare gli imprenditori e la loro rete a fare questo inserimento lavorativo. Uno dei ANCOS è uno dei soggetti ammessi alla ripartizione del 5 per 1000. Vi ricordate che c'erano quelle quattro gemmazioni di ANCOS? Non ne abbiamo parlato, è un'azienda di promozione sociale che favorisce il miglioramento della qualità di vita del singolo e soprattutto dei soggetti svantaggiati, cioè gli anziani, i disabili, gli immigrati, le ragazze madri, le famiglie numerose. Qual è la nostra collaborazione con ANCOS Futura? La partecipazione ad un corso professionale promosso da ANCOS nel settore commercio-ristorazione, che prevede una parte teorica da svolgere in Confartigianato formazione al lavoro e una parte pratica che può essere o un percorso di lavoro di tirocinio in un'azienda della rete Confartigianato o la creazione di una di quelle microimprese, cioè l'apertura al lavoro autonomo della persona che si è formata. Inoltre, la collaborazione con ANCOS riguarda cose di tipo generale, corsi di lingua italiana, colloquio conoscitivo individuale, redazione del bilancio di competenze, colloqui individuali di orientamento alla formazione e al lavoro, mappare le propensioni, valutare le attitudini, valutare la scala di occupabilità della persona e infine orientarla verso il percorso formativo più adatto. Mi piace chiudere con questa intervista che il vostro presidente Andrea Rotondo ha rilasciato nel 2020 a Staffè TV. Gli hanno chiesto quali fossero, secondo lui, le cose più importanti, gli elementi trainanti dell'azione sul territorio, di Confartigianato. Ne ha individuati tre: formazione legata al mercato del lavoro, quindi non una formazione generica, ma una formazione radicata profondamente sul territorio. E inoltre la necessità di
aiutare la costituzione di impresa in tutte le sue fasi d'avvio e in tutta la sua vita, con consulenza amministrativa, di credito, contrattualistica. E infine creazione di una cittadella dell'artigianato che trasmetta alle nuove generazioni il patrimonio di artigianato artistico di cui i quartieri storici di Roma sono sempre stati ricchi. E il Covid, questo terzo obiettivo, lo ha spento, ma io ritengo che sia uno spegnimento momentaneo. Penso che sia una bellissima iniziativa che sicuramente il Presidente porterà avanti nei prossimi anni. E cederei la parola a Jessica. Sì, mi inserisco, quindi ripresentiamo Jessica. Eccola qua, dove stai? Non ti... Eccola, Jessica Palazzi, ti lascio la parola così ci racconti anche tu un po' di notizie. Già Vincenzo ha introdotto insomma che cos'è un partigianato, ti lascio la parola così ci racconti un po' tu qualcosa. A te. Jessica, non si sente purtroppo l'audio? No. Però sembra che il microfono sia aperto. Mi sentite? Ora sì. Ok. Allora, stavo dicendo, spero mi sentiate bene, ma a questo punto non mi sentivate bene. Allora, partiamo con il provare a condividere prima di tutto le mie slide. Vediamo se riesco. E nel frattempo vi vorrei, in realtà no, riesco a condividerle, non so bene perché. Allora, secondo soltanto, arriviamo subito. Ti esce per caso sotto condividi schermo? Io ti ho reso come coorganizzatore. Ok, allora un secondo soltanto, sto riprovando, proviamo. Mm-hmm. Non so bene il perché. Ok, adesso me le dà. Dovreste vederle, ditemi. Sì, si vede. Ok, allora abbiamo creato con la collega queste slide giusto per evidenziare che cos'è il programma GOL. Diciamo è un qualcosa di cui si parla tantissimo in questo momento. GOL fa parte del PNRR. Quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Diciamo il programma GOL serve per rilanciare l'occupazione in Italia e combattere la disoccupazione. Su questo Confartigianato punta tantissimo, quindi stiamo cercando di fare in modo di diminuire appunto la disoccupazione che in questo momento in Italia e nella regione Lazio, quindi io posso parlare della regione Lazio, è altissima. Quindi abbiamo deciso di far parte del programma GOL partecipando ai due avvisi che sono già usciti, quindi entrambi, sia il GOL 1 che il GOL 2. Partiamo con il dire che finalmente ci hanno dato l'ok per il GOL 1. Prima, non so se si è visto, era al telefono, quindi chiedo anche scusa per questo, ma sono stata contattata dalla Regione Lazio e finalmente iniziamo con il primo orientamento. Come Confartigianato ci siamo accreditati, oltre che per quanto riguarda i corsi di formazione, anche come supporto alla Regione Lazio per la Skill Gap Analysis, che sarebbe la prima fase del programma GOL, che dopo vi andrò a spiegare. Diciamo, questa era una piccola panoramica per spiegarvi Confartigianato cosa intende fare partecipando al programma GOL. Diciamo, uno degli obiettivi sicuramente principali del GOL è di offrire percorsi personalizzati per l'inserimento e il reinserimento lavorativo. Questo proprio perché i destinatari di GOL sono molto ampi, quindi non andremo a prendere i semplici disoccupati o inoccupati, andremo anche magari a toccare destinatari di ammortizzatori sociali, quindi parliamo di NASPI, ASPI, mini ASPI, DISCOL e quant'altro. Andremo a toccare anche tutte quelle persone che sono purtroppo ancora in cassa integrazione, quindi i destinatari di GOL sono veramente grandissimi, quindi anche occupati che però sono working poor, quindi che hanno redditi bassissimi.
cercheremo con GOL di migliorare l'inserimento lavorativo, quindi andremo grazie anche alla Skill Gap Analysis, proprio a cercare di collocare le persone nel loro mestiere, quindi tramite un reskilling. Quindi reskilling sarebbe andare a aggiornare delle qualifiche o comunque delle capacità che si hanno già. Andremo naturalmente a costruire una rete di servizi offerti ai cittadini, questo perché, come prima è stato detto, Confartigianato non è solo formazione e lavoro, ma abbiamo tantissimi servizi, tra cui anche CAF e patronato, quindi proprio grazie all'aiuto dei nostri CAF riusciremo a toccare quante più persone possibili. Non so se mi sentite, ogni tanto mi fermo per quello perché non vi riesco a vedere. Sì, si sente Jessica. Si sente benissimo. Perfetto. Allora, io qui ho fatto anche una piccola descrizione delle politiche attive del lavoro, quindi che cosa sono? Quindi politiche pubbliche che agiscono sul mercato del lavoro indirizzate a soggetti con difficoltà occupazionale. Qui ci tengo a spiegare un attimino il funzionamento. Praticamente noi tramite lo Skill Gap Analysis, o comunque un primo orientamento che di solito facciamo in tutti i bandi, riusciamo a capire il tipo di profilazione della persona, quindi andremo a capire quanto è distante dal mercato del lavoro, questo proprio per andare ad agire nel modo migliore per la ricollocazione o comunque per la formazione. Qual è l'obiettivo di una politica attiva del lavoro? Sicuramente è promuovere l'inserimento lavorativo, proteggere la posizione individuale all'interno del mercato del lavoro, quindi se una persona che già lavora è un working poor, però che è a rischio di licenziamento, noi cerchiamo sempre di andare a migliorare le sue capacità per renderlo più appetibile nel mondo del lavoro. Supportare il reddito nei periodi di transizione, qui si parla soprattutto purtroppo della cassa integrazione che è stata diciamo utilizzata tantissimo durante il Covid, e agevolare l'uscita dal lavoro, questo perché le politiche attive del lavoro servono anche come una sorta, scusatemi la parola, di scivolo per la pensione, quindi ci sono moltissimi bandi che servono proprio per avvicinare la persona al pensionamento. Quindi come agiscono le politiche attive del lavoro? Offrono percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale o incentivi all'assunzione diretta alle aziende. Quindi naturalmente GOL fa parte delle politiche attive del lavoro e rientra in tutto ciò. Adeguano le caratteristiche professionali dell'offerta di lavoro alla domanda e orientano sulla prevenzione del danno in quanto agiscono per prevenire le possibili cause della disoccupazione. Proprio perché andremo a cercare di formare le persone che stanno anche già lavorando. Io questo ci tengo a dirlo perché GOL sì è soprattutto per disoccupati, ma anche per tutte quelle persone che stanno lavorando ma che non riescono ad essere, diciamo, autonome. Qui la collega che è bravissima con tutte le varie slide ha creato le quattro direttrici che sono indicate appunto nell'Agenzia di Lisbona e nella Strategia Europea per l'Occupazione. Quindi intendono dire che le politiche attive del lavoro hanno quattro parole che servono proprio per una sorta di spiegazione specifica sulle politiche attive del lavoro, quindi occupabilità, adattabilità, imprenditorialità e pari opportunità. Naturalmente questo fa parte delle politiche attive del lavoro, perché naturalmente si va a spingere sull'occupabilità e l'adattabilità. L'imprenditorialità, che prima è stata nominata, perché noi ci occupiamo anche di creazione di impresa, io personalmente mi occupo di seguire tutti i ragazzi di Garanzia Giovani che vogliono aprire una propria attività, e naturalmente le pari opportunità per tutti, perché dobbiamo sempre favorire l'uguaglianza. Chi eroga le politiche attive del lavoro? Naturalmente Stato, Regioni e Province. Naturalmente c'è differenza, diciamo noi andremo soprattutto a focalizzarci sulle regioni. Naturalmente la Regione Lazio in questo momento sta facendo uscire tantissimi bandi che servono per l'inserimento e il reinserimento lavorativo, ma soprattutto sulla formazione. È un qualcosa su cui stanno puntando, puntano molto su giovani e donne, e puntano tantissimo sulla formazione digitale. Il programma GOL, io prima ve ne stavo parlando appunto, diciamo io qui ho riportato tutto quello che rientra nel programma GOL, quindi il reinserimento lavorativo, l'aggiornamento, upskilling, riqualificazione e reskilling, e lavoro inclusione e ricollocazione collettiva che fanno parte di GOL 2, quindi preferirei parlare delle prime tre, che sono le
3 che stanno finalmente partendo nei prossimi giorni, penso a partire proprio dalla prossima settimana. Formazione e lavoro si è accreditato, come dicevo, per aggiornamento e riqualificazione, quindi upskilling e reskilling. E non ci siamo accreditati per la parte del reinserimento lavorativo solo perché nell'avviso GOL 1 era possibile scegliere soltanto formazione o lavoro. Però la Regione, come accennavo prima, ci ha chiesto di poter fare un primo incontro con le persone proprio perché non riescono a contattare tutti i possibili destinatari di GOL, che come accennavo sono tantissimi. Quindi siamo stati contattati, finalmente inizieremo settimana prossima, inizieremo con le prime 120 persone. Abbiamo 120 persone da vedere nel brevissimo tempo e dobbiamo indirizzarle sui vari programmi, quindi scegliere se indirizzarle su reinserimento lavorativo o se indirizzarle su una formazione. Questo perché il programma GOL prende così tanti destinatari e tra questi destinatari ci sono persone già super formate, super skillate, che già sanno quello che devono fare per trovare un lavoro, hanno soltanto bisogno di essere accompagnate di nuovo nel mercato del lavoro. Ho fatto una piccola distinzione, appunto, upskilling, reskilling e lavoro inclusione, che appunto è il GOL 2. Per quanto riguarda upskilling, che è una formazione breve in base a vacancies occupazionali, breve per competenze digitali e breve per competenze trasversali. Il reskilling è una formazione più lunga. Noi nel reskilling siamo andati ad inserire anche le qualifiche regionali, questo perché come ente accreditato possiamo svolgere qualifiche, corsi con rilascio di qualifica riconosciuta in tutta Italia. L'esempio più banale, ed è l'esempio in realtà che ci viene chiesto di più, è il corso di meccatronica. È un corso che è super richiesto, che facciamo partire continuamente e che siamo riusciti ad inserire nel reskilling, fortunatamente. I nostri corsi e le nostre sedi. Allora, la nostra sede principale è a Pomezia, noi siamo a Pomezia in via Orvieto 12. Abbiamo inserito due sedi occasionali, quindi su Velletri, per il momento soltanto per la fase di orientamento, ma credo andremo anche con i corsi di formazione, e la sede principale a Largo Carlo Salinari, che è la sede di Confartigianato Roma, in cui faremo sia orientamento che corsi di formazione. Per quanto riguarda il GOL 1, abbiamo scelto di fare nell'upskilling corsi di lingua inglese, operatore di servizi di sala, questo perché come Confartigianato abbiamo tantissime aziende che fanno parte appunto del turismo, che ci richiedono dipendenti, paghe e contributi, informatica di due tipi, che sono per la sicurezza e per lo sviluppo web. Questo perché sono i corsi a nostro parere più richiesti. Per quanto riguarda il reskilling, vi dicevo, meccatronico, carrozziere, gommista, sono tre corsi accreditati, quindi sono tre corsi del catalogo regionale che rilasciano una qualifica. E informatica, sia Java che per programmatori, che sono corsi molto più lunghi, ma che sono per persone un pochino più formate. Ho fatto anche un piccolo recap su come iscriversi. Diciamo che non è stato pubblicizzato tantissimo come iscriversi al GOL. La prima fase sicuramente è contattare il proprio centro per l'impiego di riferimento. Ognuno di noi ha un centro per l'impiego, scusatemi, in base alla residenza. Una volta scelto il centro per l'impiego, la prima fase sarà appunto la skill gap analysis, quindi o con un ente come noi che affiancherà la regione o direttamente con i centri per l'impiego. Una volta fatto l'orientamento si sceglierà il tipo di percorso, quindi se fare inserimento lavorativo o la formazione. Una volta scelta si potrà scegliere l'ente e il corso. Dopodiché ci sarà appunto l'avvio del corso e al termine del quale, se è un corso di formazione appunto con rilascio di qualifica, verrà rilasciata la qualifica in seguito all'esame, altrimenti verrà rilasciato comunque un attestato di frequenza da un ente regionale, quindi comunque un attestato che ha valore. Allora, vediamo se riesco a... Ok, eccoci. E, diciamo, questo è un piccolo riepilogo di che cos'è GOL. Ho detto, diciamo, tutte le cose principali. Non so se c'è magari qualche domanda sui centri per l'impiego, che sono moltissimi, quindi magari
non so se avete delle domande specifiche su, riguardo Goal, o se comunque vogliamo aggiungere altro, non so se Monica o... Allora, no, io volevo solo aggiungere due cose, poi diamo lo spazio alle domande che saranno tante, ok? È un inquadramento di, come dire, un inquadramento di contesto, un inquadramento di senso, perché Caritas Officina si occupa di queste cose, perché chiede a Jessica, che è un'esperta di questa tematica, di spiegarci come funziona. Perché per noi, soprattutto per Officina in questa fase, vedo tante manine alzate, preparati Jessica, c'è una grossa opportunità, cioè il fatto che noi ci occupiamo di inclusione socio-lavorativa per soggetti fragili, nel momento in cui arriva questa valanga di soldi per, tramite il PNRR e tramite il GOL, a noi dà un'opportunità. In che cosa si concretizza questa opportunità? Poter accedere, Jessica l'ha detto benissimo, a corsi di formazione seri, che nella maggior parte dei casi danno anche una qualifica riconosciuta. La skill gap analysis, questo poi magari conviene Jessica anche un po' tradurlo, no? È un metodo che viene utilizzato perché nell'orientamento, poi Jessica ce lo insegna, e nelle politiche lavorative la terminologia è molto anglosassone, diciamo, rispetto a determinate misure. Quindi è previsto che venga fatta una sorta di analisi iniziale dei candidati che si recano ai centri per l'impiego, che non saranno in grado di far fronte a tutto lo tsunami che gli arriverà, perché entro il 31-12, poi magari su questo anche Jessica ci può aiutare, dovranno raggiungere determinati numeri, no? E la platea è molto alta. Però, ritornando a noi, le persone che noi intercettiamo, che vivono una situazione di precarietà lavorativa, hanno una grossa occasione che non c'era prima. Che vuol dire innanzitutto poter accedere a politiche attive del lavoro e a corsi di formazione finanziata di questo livello di cui ha parlato lei, e poi tutte le misure di politica attiva del lavoro che si possono identificare con tirocini formativi o anche direttamente come match, come incontro tra domanda e offerta di lavoro. Quindi noi abbiamo l'opportunità di dare ai nostri, ai poveretti che arrivano da noi, la possibilità di accedere a tutta una serie di aiuti a titolo gratuito di alto livello, cioè fatto da persone come Jessica, come Confarti Artigianato e come altri enti che lo fanno professionalmente, lo fanno da tanto tempo. I nostri magari fino a poco tempo fa non avevano l'occasione. Il nostro ruolo qual è? È quello di accompagnarli all'accesso a queste misure attraverso una serie di cose, come per esempio la DID, la disponibilità all'inserimento lavorativo, che è una cosa che va fatta, sulla quale magari poi Jessica ci dici due cose, ma noi stiamo preparando con Vincenzo un'informativa che consente alle persone di entrare almeno nelle liste, no? Perché altrimenti verrebbero tagliate fuori da tutte le misure. Quindi adesso vi do spazio alle domande, però mi premeva appunto sottolineare questo. Noi abbiamo, occupandoci dei fragili, questa grossa opportunità, e quindi vi chiediamo di avere un'attenzione rispetto a questo, anche quando vi chiedono dei corsi di formazione, quando vi chiedono una serie di riqualificazioni. C'è uno strumento pubblico che rilascia certificazione, no? Che rilascia l'attestato, e quindi questa è un'opportunità molto ghiotta da sfruttare. Adesso mi taccio e do la parola a Gabriella, giusto? Prima lei, prima le signore. Ecco, scusa, credevo che mi ridessi tu l'audio, invece dovevo accenderlo io. Allora, faccio parte di un centro d'ascolto a Ostia, e naturalmente la tipologia di disoccupati, inoccupati, eccetera, che si rivolge a noi è molto ampia e trova riscontro in tutti questi esempi che Jessica ci ha fatto. Mi chiedevo, l'unica via per accedere al programma GOL è attraverso il centro per l'impiego? Se sì, noi abbiamo già ovviamente avviato i contatti con il nostro centro per l'impiego qui a Ostia,
e ci hanno loro stessi indicato per alcuni, per alcune delle persone che abbiamo mandato il programma GOL, ma naturalmente è stato a discrezione loro. E io mi chiedo se li inviamo per esempio ad un vostro sportello, mi pare di capire che siete a Pomezia, quindi abbastanza accessibile, c'è differenza o il passaggio è solamente al centro per l'impiego? Allora, purtroppo il primo passaggio è con il centro per l'impiego, però c'è un'email specifica per il programma GOL. Quindi quello che io consiglio è, se non sono in grado le persone di effettuare la DID, noi possiamo tranquillamente dare una mano, tanto si fa tutto tramite PC con lo SPID personale, quindi spero le persone abbiano lo SPID personale, in questo momento lo hanno il 90% delle persone, però io ci tengo sempre a dirlo che purtroppo adesso è necessario per poter partecipare a tutte le politiche attive, quindi si fa tranquillamente tramite sito internet. Tramite il MyAmpal si rilascia la DID. Una volta rilasciata la DID, che sarebbe la disponibilità immediata per il lavoro, se non è stata già rilasciata, si rilascia la DID e si contatta direttamente il centro per l'impiego, c'è cioè un'email specifica per quanto riguarda il GOL. Mi diceva siete di Ostia, quindi sicuramente c'è GOL, CP Ostia, chiocciolaregione.lazio.it. Quindi dicendo che la persona è intenzionata a partecipare al programma GOL, una volta inserita nel programma, verrà poi ricontattata per appunto la skill gap analysis, che sarebbe quello che nominavo prima. Quindi servirà il primo incontro di 6 ore circa, che serve all'ente o al centro per l'impiego per indirizzare quella persona nel percorso migliore. Quindi si sceglierà se fare appunto un inserimento lavorativo oppure se fare formazione, se fare una formazione breve o una formazione lunga. Comunque, per qualsiasi cosa noi siamo a disposizione, le persone possono sia venire presso il nostro ufficio, sia contattarci telefonicamente o per email. Tanto ci sono io e altre due colleghe che ci occupiamo del programma e di tutta la parte di formazione e lavoro. Grazie mille, Jessica. Niente. Domenico, c'eri tu? Domenico, sì, credo di sì. Vai, Il Domenico. microfono perché era spento. No, no, erano le stesse domande. Mi sembra che siete stati molto esaustivi e anche, diciamo, le tre argomentazioni, tre argomenti sono state esposte molto bene. Domanda. La perplessità era proprio come entrare, come iscriversi con il centro per l'impiego. Ecco, quella è una cosa che mi sfuggiva un attimo. Sì, Grazie. purtroppo ci tengo a dirlo, c'è stata poca collaborazione con la regione, almeno per la parte iniziale, per far capire alle persone come iscriversi. Diciamo, loro erano partiti che volevano contattare tutti i possibili destinatari di GOL. Il problema è che la platea è talmente ampia che è impossibile contattare tutti. Quindi noi, come Confartigianato, abbiamo preso in mano la situazione e abbiamo cercato di contattare almeno tutti i nostri utenti che erano possibili destinatari di GOL e abbiamo spiegato loro come poter accedere al percorso. Diciamo abbiamo mandato anche delle brochure ai centri per l'impiego per rendere il tutto un pochino più semplice. Comunque, ripeto, per qualsiasi cosa ci potete contattare. Se volete poi vi lascio i miei contatti, i contatti dell'ufficio, per qualsiasi poi domanda che vi possa anche venire Magari, successivamente, non ci sono problemi. perché quando si parla del centro dell'impiego, un Lo pochino so. c'è un certo timore in merito. Allora, io quello che vorrei, molte cose ce le hai già chiarite. Quello che volevo capire bene è, una volta ammesso che la persona abbia già la DID, e chi non ce l'ha la deve fare, ovviamente, e comunque al centro dell'impiego la domanda la deve in ogni caso inviare attraverso l'email. I tempi di lavorazione della domanda, quali sono? Voi con la gap analysis non potete partire se non su indicazione del centro per l'impiego. Tra l'altro io leggevo sulle linee guida uscite il 3 ottobre che il beneficiario non solo può, ma è invitato da parte del funzionario del centro per l'impiego a indicare l'ente che preferisce per la formazione o per la gap analysis, se va fatta prima della formazione. Insomma, io il passaggio che vedo difficile è dal momento in cui si presenta la domanda fino a quando arriva a voi. È lì il,
il punto di rallentamento. Ecco, se hai dei consigli da darci, a parte che contattare le direzioni dei centri per l'impiego. Allora, io ho parlato con una persona bravissima al Centro per l'Impiego di Pomezia, una persona con cui sono in contatto spesso e ci siamo confrontati su questo punto perché è il punto che non riescono a capire bene neanche loro. Diciamo c'è stato un gap tra regione e centri per l'impiego, proprio perché loro vanno a prendere tutte le iscrizioni per GOL, però effettivamente non sanno poi come far scegliere perché non c'è ancora il catalogo, nonostante sia stato effettivamente accettato il catalogo per quanto riguarda i corsi di formazione. Diciamo, noi stiamo facendo una cosa che forse non sono certa si possa fare, nel senso noi abbiamo saltato la parte regionale, noi sentiamo direttamente il centro per l'impiego, abbiamo mandato tutti i nostri corsi in modo tale da velocizzare la scelta delle persone che vogliono seguire i nostri corsi effettivamente, rendere il tutto più veloce perché una volta che vanno ad indicare la persona direttamente alla regione, indicano anche già l'ente prescelto. Quindi Ecco, quello effettivamente che ti noi abbiamo scelto. chiedevo, questa brochure menziona anche il fatto che fate pure la gap analysis, perché penso che questi saranno contentissimi di scaricarvela addosso, poi per me è una facilitazione, sarebbe una facilitazione. Sì, allora noi abbiamo indicato i centri per l'impiego, infatti sono stata contattata da tantissimi centri per l'impiego che sono super felici di inviarci persone. Infatti mi hanno già indicato che sceglieranno noi come ente per la skill gap analysis proprio perché ci siamo fatti avanti effettivamente. Non molti enti hanno scelto di partecipare perché è una cosa molto impegnativa. Ma diciamo, noi lo preferiamo, preferiamo il contatto con le persone, preferiamo fare anche tutto il bilancio delle competenze, proprio perché riusciremo a centrare meglio la persona per indicare il percorso corretto. Cioè, a noi risulterà molto più semplice conoscere la persona della formazione, proprio perché riusciremo a capire in quale percorso andare ad indicare. Va bene, quindi se posso, come dire, trarre due spunti, uno a tutte le persone che noi riteniamo elegibili per un percorso di lavoro, la prima cosa è fare la visita, o attraverso il patronato, il compartigianato, o si può fare in elettronico, basta avere lo studio. Lo studio è una cosa essenziale, fondamentale. Prendere contatti con il CPI dei vari distretti cittadini e far presente che ci sono dei nostri candidati e cercare di far fare la gap analysis verso compartigianato. Ecco, questo è il sunto che io trarrei dalle indicazioni che ci ha dato Jesse. Ok, io volevo solo chiedere, però magari l'affrontiamo dopo, nel caso di cittadini stranieri, requisiti di permessi di soggiorno per accedere, cose del genere, perché quando ci capitano, a parte vedo che c'è Daniela che professionalmente li segue, però insomma per noi è un po' complicato capire un pochettino in che modo. E poi ci sono altre 3-4 Allora, persone che devono in parlare. realtà per quanto riguarda gli stranieri ci è stato richiesto, è molto generico, non c'è una specifica, è soltanto richiesto appunto il permesso di soggiorno e il domicilio nella Regione Lazio. Questo perché per tutti i bandi regionali è richiesto domicilio o residenza nella Regione Lazio. Per il momento c'è richiesto solo questo. Diciamo io alcune domande le ho già poste alla Regione Lazio. Spero di ricevere risposta quanto prima. Se dovessi avere novità per quanto riguarda delle specifiche proprio per stranieri, vi farò sapere. Sì, magari se basta la ricevuta con appuntamento, insomma, se si può già cominciare a queste cose, ecco. Allora, per quanto riguarda, è un esempio che non c'entra tantissimo con GOL, ma noi stiamo seguendo anche il bando per l'Ucraina. Diciamo, per quanto riguarda il bando per l'Ucraina, ci basta anche soltanto la richiesta, poi successivamente ci porteranno il tutto. Ora non so se anche per GOL faranno questa cosa. Vi Ok. faccio sapere quanto prima, assolutamente. Benissimo, grazie. Allora, chi c'è? Mario? Che voleva. Perfetto, Mario. ecco sì. Allora, lavoriamo ancora un po' perché sul primo passo, sull'iscrizione dei nostri ai centri per l'impiego finalizzato al GOL, per vedere un attimo come possiamo gestire queste ipotesi che ci si proponevano.
Allora, io ho sentito oggi, per esempio, il Centro per l'impiego di Ostia, e mi dicono che, per esempio, per loro allora, bisogna prenotarsi per fare, diciamo così, tutto il passaggio che necessita. C'è questa ipotesi che si proponeva online, e adesso dobbiamo vedere come organizzarlo online, la questione della DID, perché effettivamente sembra facile, ma poi dopo c'è un problema anche di accesso online. La cosa invece che volevo chiedere è, siccome c'era questa proposta con l'artigianato di aiutare a fare la DID, allora c'è un problema vero, che se ho capito bene, lo sportello, a parte Pomezia, che è vero come si diceva che è facilmente raggiungibile, chi è che se lo può permettere con auto o con mezzi pubblici, insomma. Probabilmente voi avete anche una sede a Roma. La questione che mi pongo, è possibile che aiutiate le persone anche a distanza in questo lavoro per la DID? Diciamo così. Quindi senza una presenza, in presenza. Perché? Perché la diocesi di Roma, come sarà chiaro, perché tanto vediamo tutti quanti a Roma, è molto, molto estesa, per cui, diciamo così, una barriera, l'iscrizione potrebbe essere la distanza, non tanto di centro per l'impiego, no? La barriera di centro impiego abbiamo visto prima che non sono attrezzati, perché poi ci diceva la referente che ancora loro non sono chiaro le indicazioni, poi le successive, cioè loro non sono arrivati dalla regione, oppure loro non hanno compreso quali sono le indicazioni della regione per quanto riguarda l'opzione tra enti formativi, ovvero agenzie, perché gli ho posto esplicitamente quello che qui veniva posto, se il soggetto poteva essere, come dire, portatore, però diciamo il centro per l'impiego, anche se questo è chiaro, mi pare a Confartigianato che può essere il soggetto decisore di quale ente, agenzia può, diciamo, che può essere scelta, questo non è chiaro il centro per l'impiego. E se il centro per l'impiego diventa poi un punto, bisogna un attimo questa cosa chiarire. Quindi il primo punto è, uno, il punto d'accesso per quanto La riguarda DID. la DID, se possibile, voi la facciate, l'assistenza la facciate anche a distanza, come dato, come primo passo. Poi il secondo passo, vabbè, centro per l'impiego, adesso la giochiamo, tanto stiamo fissando un incontro con il centro per l'impiego per cercare di capire tutte queste situazioni, tenendo presente che è in ristrutturazione il centro per l'impiego di Orsi, che attualmente è ospitato presso un centro di formazione sempre del comune, ma insomma non c'è un'agibilità piena. L'altra cosa ancora poi è, diciamo così, il primo passo è la DID, il secondo passo è l'opzionalità, come questa si svolge. L'altro problema ancora che è, qualora anche si scegliesse Confartigianato, non soltanto per la DID, ma anche per la questione è la stessa della sede romana, che è una sede, diciamo così, non facilmente raggiungibile da tutti quanti i punti, diciamo, del territorio romano. Sentivo che voi avete avuto la possibilità di una sede provvisoria, transitoria, non capisco bene la formula, ma siccome avete anche voi nel territorio, come Confartigianato, delle sedi, penso a Dragona, penso che voi ce l'abbiate meno a Dragona, se fosse possibile, come dire, estendere la possibilità di anche, certo, tramite appuntamento, in modo tale che, diciamo così, se è possibile sempre offrire una consulenza, diciamo così, qualificata. Io adesso parlo di Dragona, però non so le altre sedi Confartigianato su Roma, quindi parlo le cose che conosco, non per le cose che non conosco. Questo ci risolverebbe un po' di problemi. Voi avete poi alla fine,
già individuate, e questo è importante per noi, già i corsi di formazione autorizzati, come è fatto. E quindi anche poi su questo si tratterà di capire bene come partecipare ai corsi di formazione, come qualora, diciamo, corrispondano all'assessment fatto nei confronti degli utenti. Mi pare che, insomma, ho posto varie cose, quindi per adesso faccio. Allora, sicuramente potremmo dare un supporto alla persona anche telefonicamente per quanto riguarda il rilascio della DID, assolutamente. Ormai per me è molto semplice il rilascio della DID, perché comunque faccio da assistenza anche ai ragazzi che si iscrivono a Garanzia Giovani, quindi ormai per me è una cosa giornaliera, quindi mi rimane molto semplice, ma assolutamente noi offriamo anche servizio di assistenza telefonica per chi non può recarsi presso i nostri uffici, non c'è nessun problema. Per quanto riguarda i corsi o comunque il primo incontro, devo cercare di capire se riusciremo a farlo anche su altre sedi di Confartigianato, questo perché dobbiamo indicare delle sedi che comunque abbiano delle caratteristiche che rientrano nell'accreditamento regionale, quindi abbiamo dei paletti purtroppo. Devo capire un attimo le altre sedi e se dovessero rientrare potremmo chiedere appunto delle sedi occasionali. Ci tengo a dire però, forse non l'ho detto prima, non l'ho accennato, che possiamo svolgere il 50% dei corsi in modalità a distanza tramite la nostra piattaforma. Quindi questo naturalmente ci tengo a dirlo per tutti quelli che non riescono effettivamente a raggiungere le varie sedi, può essere un aiuto. Purtroppo solo il 50%, questo perché la regione ci ha detto, però almeno è una buona parte delle ore che si andrà a togliere da quelle in presenza. Eh sì, sicuramente questo agevola, insomma, no? anche per rispetto alla distanza. E Francesco, aveva alzato la mano? Anch'io. Anche tu, Enrico. Allora, prima Francesco e poi Enrico, va bene? Sì, poi Monica, c'è una domanda poi in chat, dopo Francesco la leggiamo. Allora, io non avevamo mai sentito parlare della DID, quindi se abbiamo sentito una sigla nuova, che cosa significa? Una certificazione di disoccupazione? No, allora, veramente è molto semplice in realtà, tramite il sito MyAMPAL, che sarebbe proprio come recarsi personalmente al centro per l'impiego, si va a compilare la propria anagrafica e lì si rilascia la disponibilità al lavoro, quindi la persona dichiara che in questo momento non sta lavorando e che è intenzionato, comunque è disponibile a trovare un nuovo impiego, quindi è soltanto un'autodichiarazione rilasciata dalla persona come disponibilità a lavorare, detto in parole povere, quindi ve l'ho spiegato molto semplicemente, ma serve solo a questo, quindi in questo modo la persona che rilascia appunto la dichiarazione entra nelle liste dei disoccupati che ha il centro per l'impiego e può partecipare a tutte le varie politiche attive. Quindi il sito MyAMPAL, scritto AMPAL, sì, esatto. A-L. Mandiamo noi l'informativa completa. Sì, sì, noi mandiamo l'informativa. In soldoni questo significa che se una persona, correggimi Jessica se sbaglio, se una persona non fa la DID, non viene inserita nelle liste, quindi non accederà, capito? Per questo è importante che noi ai nostri facciamo, intanto verifichiamo se hanno lo SPID, perché adesso ci vuole lo SPID, e con l'utilizzo dello SPID si può fare questa disponibilità e questo consente di essere inseriti nelle liste. Ok. Allora, dopodiché si va al centro di impiego, cioè si prende contatto col centro di impiego. Sì, c'è un'email specifica per ogni centro per l'impiego. Poi il centro per l'impiego si impegna a contattare il Confartigianato? No, praticamente il centro per l'impiego agevola la persona all'iscrizione al GOL e una volta effettuata l'iscrizione, tecnicamente o il centro per l'impiego o enti come noi che erogano il primo orientamento, contatteranno la persona, avranno soltanto 15 giorni dal momento dell'iscrizione per poter contattare la persona e svolgere il primo orientamento per la scelta del percorso. In quel momento la persona potrà scegliere l'ente che lo seguirà e il percorso che vorrà fare. Ok, e allora dunque, qui allora, un attimo, perché devo cercare via. Centro per l'impiego
dà l'opzionalità per il goal o no? In che senso, scusami, non ho capito la domanda. Dà un'opzionalità all'iscrizione al goal, alla partecipazione al goal, al programma? Francesco, il Centro per l'Impiego fa il primo filtro. Ok, fa il primo filtro. E Jessica ci spiegava, scusa Jessica, così magari. Jessica ci spiegava che siccome non c'hanno le forze per farlo, probabilmente chiederanno a Confartigianato, così come a altri enti, di farlo al posto loro. Ok? Però non è ancora. Però per l'impiego, in base a quello che dice il GOL, è tenuto. È se Monica Piras fa la DID, ok? E poi con la DID che gli arriva va al centro per l'impiego. Il centro per l'impiego è tenuto entro 15 giorni a fare il primo orientamento, ok? A schedare Monica, mettiamola così brutale, okay? Quindi se noi non abbiamo questi prerequisiti, Monica non viene schedata, di conseguenza non arriverà mai da Jessica. Ok. Poi, questo è il centro dell'impiego, contatta entro 15 giorni, perché anche Confartigianato poteva contattare entro 15 giorni? Se la persona viene assegnata a noi, abbiamo 15 giorni. Allora, una volta che si ricolla, la persona può spostarla a voi? No, allora, la Regione Lazio, una volta che la persona è iscritta... deve indicare un ente che svolga il primo orientamento, che può essere il centro per l'impiego o qualsiasi altro ente accreditato, però è a scelta regionale, non è a scelta nostra, purtroppo. Quindi la regione va ad indicare l'ente che svolgerà l'orientamento e quell'ente ha 15 giorni per fare l'orientamento. Ok, quindi allora, noi portiamo il centro impiego attraverso la regione stabilisce se mandarlo da voi o mandarlo da qualcun altro. È la regione che sceglie. Allora, il centro per l'impiego fa l'iscrizione. Sì. Una volta iscritto, il nome arriva in regione. La regione smista tra i vari enti. Ok, va bene. Adesso ho capito qualcosa. Il beneficiario non può esprimere una preferenza per l'orientamento specialistico per voi? Allora, per il momento no, il primo orientamento no, può scegliere la preferenza solo sul percorso, quindi una volta scelto il percorso può scegliere quale ente, ma per il momento per l'orientamento a noi adesso sono state assegnate 120 persone che non ci hanno scelti direttamente, è la regione che ha smistato in base alla residenza delle persone, al centro per l'impiego di appartenenza. Ok, va bene. Quello che poi dopo si imprenderà l'ente sarebbe colui che si incarica a posto dell'ufficio del centro impiego a preparare, a scegliere, a fare il percorso. Esatto. Ok, va bene, grazie. Quindi in pratica il centro per l'impiego delega un ente a stilare una specie di bilancio di competenza. Oh no. Sì, la Regione Lazio ci va ad assegnare delle persone perché appunto non riescono con i centri per l'impiego a sopperire alla domanda, quindi ci viene ad assegnare la persona e noi come ente andiamo a svolgere le ore di orientamento e rilasciamo un bilancio delle competenze che servirà appunto per la scelta del percorso. E per le persone formate? Le persone già formate sicuramente rientreranno nell'inserimento lavorativo, quindi nel primo percorso. Sicuramente chi è già formato non dovrà andare a fare ulteriore formazione, ma andremo direttamente a ricollocarlo nel mercato del lavoro. Questo chi lo fa? Sempre il centro dell'impiego o sempre un altro? Sempre l'ente. Il centro per l'impiego fa soltanto la prima fase di rientro. Esatto. Prima fase di valutazione. Quindi questa prima fase di valutazione non c'è possibilità di bypassarla, la deve fare il centro per l'impiego e bisogna trovare un modo di fargliela fare in tempi non secolari. Per il momento sì, purtroppo. Per il momento. Va bene. Okay. A me è abbastanza chiaro il tutto. Poi per la realizzazione pratica dei corsi penso che verrà dopo il problema. Adesso dobbiamo vedere di selezionare persone, far fare la DID a tutti l'iscrizione al GOL. Un'ultima cosa volevo sapere, anzi due cose banali. Una, faremo incetta di quelle brochure da te.
nei prossimi giorni. E seconda cosa, per la DID, se ci sono problemi, si può senz'altro fare riferimento al patronato, anche al patronato che sta in sede vostra a Largo Carlo Salinari, no? Assolutamente sì, come ho detto, o il patronato, tranquillamente potete far chiamare me e le colleghe che siamo a disposizione. Bene. Okay. Sonia? Sì, c'è una domanda a Jessica in chat di Antonio Consalvo che chiede se puoi precisare cos'è il bando per l'Ucraina. Ah, ok, è vero, l'ho nominato prima. Come Confartigianato abbiamo vinto un bando uscito al momento dell'inizio della guerra. Ci siamo accreditati, abbiamo svolto un bando con ANCOS, che prima è stata nominata, e con l'associazione Maidan, che è un'associazione italiana per l'Ucraina, appunto, e stiamo svolgendo le prime ore. È un bando di una durata di un anno, che ho personalmente scritto, quindi ne sono molto contenta, e indirizzato soprattutto alle donne che sono in Italia e che sono scappate appunto dall'Ucraina, e stiamo facendo delle prime ore di lingua italiana, quindi stanno imparando l'italiano perché veramente non sanno parlare la nostra lingua. Successivamente faremo dei percorsi di empowerment e di inserimento lavorativo, il tutto perché comunque la maggior parte sono sole in Italia, quindi stiamo cercando di, con l'aiuto appunto di ANCOS, di andare a ricollocare e a trovare una stabilità per queste persone. Scusa, io... grazie. Ok, c'era Enrico, eccolo, sì. Volevo sapere, scusa, se ci sono dei prerequisiti per fare questo percorso in termini di titolo di studio, perché magari fatto in Italia, perché molto spesso le persone che vengono da noi hanno un titolo di studio straniero, ma non è riconosciuto in Italia. No, fortunatamente non è richiesto nessun titolo di studio, è richiesto soltanto appunto per poter partecipare o alla disoccupazione, quindi NASPI, ASPI, DISCOL, come dicevo prima, comunque di essere beneficiari di GOL, ma in realtà i beneficiari di GOL sono tantissimi, proprio perché rientrano anche, come dicevo, i working poor, i NEET, quindi ragazzi sotto i 30 anni che non studiano o lavorano, disoccupati di lunga durata, over 55, quindi i destinatari sono tantissimi, fortunatamente, quindi è richiesto solo questo e la residenza o il domicilio nella regione Lazio. Una cosa che questa proposta è residenza e domicilio, ma va bene soltanto il domicilio o ci vuole proprio la residenza? Sì, ci viene indicato domicilio e o residenza, quindi sì, per me. Noi abbiamo molte persone senza residenza, vanno bene? Sì. Okay. Scusa, ultima cosa, tu hai accennato, mi sembra aver capito che hai accennato a un catalogo. Sì, allora, praticamente tutti gli enti che hanno voluto partecipare a GOL hanno dovuto fare una programmazione ben stabilita dei corsi. Noi abbiamo già stabilito i corsi che andremo a fare, in realtà anche già il timesheet, quindi quando partiranno e quando finiranno. Quindi la Regione Lazio in realtà ha tutto. Dovrebbero pubblicare a breve il catalogo, proprio perché le persone entro il 31-12 devono svolgere l'orientamento per poi scegliere il tipo di misura, quindi a brevissimo daranno direttamente ai destinatari di GOL, o verrà pubblicato sul sito regionale questo catalogo contenente tutti i corsi di tutti gli enti della Regione Lazio. Beh, intanto voi ce l'avete già sulla brochure. Posso iniziare un percorso, sì, indicando sul catalogo un corso che mi interessa? Sì, esatto, sarà come era per generazioni, non so se avete avuto alcuni destinatari di generazioni. Una volta fatta l'iscrizione, il destinatario riceveva un catalogo con tutti gli enti che partecipano al percorso, e la persona va a scegliere l'ente interessato. Quindi è la persona che dovrà fare la scelta, quindi sicuramente... Sì? No, mi era sfuggita un'ultima domanda, che però è importante. Io sapevo che in realtà l'iscrizione non è proprio strettamente legata, è legata alla Regione Lazio, ma non è strettamente legata alla zona di residenza o domicilio. Se uno per esempio risiede a Monteverde può farlo al CP di Cinecittà, però forse ho un'informazione sbagliata, cioè c'è una divisione fatta per
per quartieri, per zone urbanistiche. Diciamo inizialmente era così, il problema è che non riescono a chiamare tutti i residenti, quindi hanno deciso di dividere diciamo i destinatari per centro per l'impiego di appartenenza. Ora io penso che non sia un problema enorme se una persona di Monteverde voglia fare per forza l'iscrizione poi a Cinecittà. Diciamo però sicuramente sarebbe il centro per l'impiego di appartenenza che dovrebbe andare a contattare direttamente il... Il problema io lo vedo da un punto di vista di riferimento del centro di appartenenza. Faccio un esempio pratico. Il quinto municipio non ha un centro per l'impiego proprio. Penso che sia da Salvertone o Cinecittà, però non ne ho la certezza. C'è un'attribuzione delle zone sul sito? Io non l'ho trovata ancora, Allora, tecnicamente sì, io ho in ufficio una brochure contenente tutti i centri per l'impiego. La brochure sì, l'ho trovata, però non dice a quale zone urbanistiche è destinato. Questo è... Allora, domani provo a controllare, se ho qualcosa assolutamente ti mando il tutto, sì. Perché non ricordo sinceramente se c'è proprio la distinzione per zone. Sì. Scusa, ultimissima domanda. È possibile che una persona occupata parzialmente, cioè con un lavoro molto a orario, molto, possa partecipare al percorso? Non deve essere disoccupata per forza. Non deve essere disoccupata, può essere un working poor, che sarebbero le persone che sono sotto la soglia minima per essere disoccupate. Ora non ricordo precisamente, è diversa tra lavoratore autonomo e subordinato, ma se vuole una risposta precisa può chiedere a uno dei nostri caffè patronato, oppure chiedo io e glielo faccio sapere. C'è una soglia minima per essere disoccupati nonostante si è occupati. Sì. Il lavoro povero, no? Quello di cui parlavi prima. Quindi le persone che lavorano con un reddito molto basso, non lavorano in maniera continuativa, ma lavorano, fanno pochissime ore. Insomma, questo li pone, diciamo, sotto la soglia di povertà, anche se sono lavoratori, e quindi questo lo fa rientrare nelle categorie dei fragili, insomma, che vengono poi seguiti e aiutati tramite GOL. Volevo solo chiedere una cosa: c'è una finestra temporale? Cioè, io mi ricordo, correggimi se sbaglio, che sia per generazioni che per garanzia giovane, o forse solo per garanzia giovane, c'erano i 6 mesi di tempo entro i quali, se poi non si riusciva a fare niente, lo dico perché è capitato ad alcuni dei nostri, non sono riusciti nemmeno a fare il tirocinio, insomma, se entro quel tempo non si riesce ad attivare la misura, poi in qualche modo decade. Questo è presente anche in GOL oppure no? Allora, in realtà no, è presente soltanto per l'ente che eroga il corso, perché soltanto per la parte di formazione è indicato la durata massima del corso, quindi noi abbiamo dovuto fare un timesheet indicando inizio e fine di ogni singolo corso, che doveva rientrare appunto nel loro canone. Un esempio molto stupido è il nostro corso velocissimo, che sono 50 ore di lingua inglese, perché è quello che ci richiedono, perché la lingua a 50 ore di corso deve avere una durata massima di un mese. Quindi noi entro un mese dobbiamo svolgere il corso. Quindi è soltanto per l'ente, diciamo, il limite temporale. Ok, chiaro. E il passaggio dal... Non mi è chiaro nel momento in cui io devo scegliere un corso somministrato da Confartigianato in qualche misura. Quello probabilmente sono io, vista l'ora e l'età, però questo... No, in realtà è un po' complicato, perché la regione non l'ha spiegato benissimo. Okay. Quindi diciamo, primo passaggio è sempre skill gap analysis. Una volta fatta quella, o da noi o appunto dal centro per l'impiego, quello in base alla regione a chi smista, si vede la distanza dal mercato del lavoro. Quindi se un lavoratore è già molto formato, sicuramente non dovrà fare formazione e verrà messo nel percorso 1. Se un lavoratore ha bisogno di formazione, ma deve essere soltanto una formazione breve, andrà messa sul percorso 2, quindi su tutti i corsi brevi. Al contrario, se ha bisogno, appunto, se non ha mai lavorato ed ha comunque non ha un titolo di studio o quant'altro, sicuramente verrà messo nel percorso 3, quindi per quanto riguarda la formazione lunga e la qualificazione. Una volta scelto il percorso, quindi una volta che l'ente va ad indicare il tipo di percorso che la persona dovrà svolgere, sarà la persona
in base al lavoro che ha fatto, comunque gli interessi, a scegliere il tipo di corso da svolgere. Quindi avrà il catalogo regionale con tutti i corsi che vengono svolti all'interno della regione con i vari enti, e andrà a scegliere il corso e l'ente che fa il caso suo. Esattamente, ma le linee guida del 3 ottobre lo dicono esplicitamente, cioè il beneficiario può esprimere la propria preferenza, la propria opzione, no? Per il tipo di ente che vuole scegliere, no? Sì, sì, effettivamente è un po', però adesso mi è un pochino più chiaro. Non so se è chiaro a tutti più o meno il percorso che noi dobbiamo fare con i nostri per accompagnarli a Confartigianato piuttosto che a un altro ente, insomma, all'interno del GOL. Non so se qualcuno ha qualche altra domanda in merito. Noi praticamente non scegliamo se a chi indirizzarli. Perché la regione è comunque come si chiama, il CP che decide quale corso fargli fare. Quindi noi non è che... No, la persona, cioè il centro per l'impiego sceglie soltanto il tipo di percorso, quindi non il corso di formazione. Può soltanto dire è una persona che è già formata, quindi non deve fare formazione, o è una persona non formata ma deve fare o formazione breve o formazione lunga. Però è la persona poi a scegliere il tipo di corso. Quindi è soltanto il percorso, quindi 1, 2, 3, che va indicato direttamente dall'ente, quindi dal centro per l'impiego o dall'ente. Però la persona andrà a scegliere il proprio corso di formazione. È importante che arrivino il più possibile a voi per l'orientamento specialistico, perché a quel punto la scelta la fate voi direttamente. Esatto, è più veloce. Dico, quali fasce d'età possono essere incluse in questa diciamo, metodo, diciamo, formativo? Qualsiasi fascia di età, a partire da 18 anni in su. Qualcun altro? Per i fragili c'è un percorso particolare o normale? Per i disabili? No, in realtà il percorso è normale, abbiamo lo stesso percorso, semplicemente si darà priorità ai fragili, quindi l'avviso GOL prevede che una percentuale più alta sia dedicata proprio a persone fragili. Ok, grazie. E chi sono i fragili secondo GOL? Giusto, le donne, i NEET, giusto? Esatto, sì. Le persone fragili e vulnerabili sono i giovani sotto i 30 anni che non studiano, lavorano, quindi NEET, le donne in condizioni di svantaggio, disabili e lavoratori maturi, quindi gli over 55. Ok, perché non so a voi, ma a noi stanno arrivando tanti over 50, tantissimi, quindi questa è un'occasione super ghiotta per... Meno i NEET, onestamente, almeno, non so, magari su questo datemi un feedback anche voi, cioè giovani che non fanno niente, non lavorano, non studiano, non mi sembra che sia un'utenza che noi, non lo so. Credo che dipende dalla pubblicizzazione del programma GOL che riusciremo a dare nella nostra rete territoriale, perché di persone ce ne stanno senz'altro. Tanti, si tratta di far conoscere il programma che è proprio rivolto a loro e quindi da noi darci da fare. Io vi invito a far fare a tutte queste categorie che sembrano poche, ma sono veramente tante se le andiamo a considerare numericamente, intanto la DID e alla domanda tramite le mail, gli indirizzi mail che sono specifici per GOL e che vi manderemo. Quindi DID o voi stessi in via digitale oppure con l'aiuto del patronato di Confartigianato, con l'aiuto telefonico, quello che volete, e poi richiesta di essere ascoltati al GOL di pertinenza. Dopodiché il resto vedremo di fare noi. Non so se va bene. No, va benissimo. Noi ci tenevamo, insomma, a cominciare a dare un'informazione puntuale rispetto a questa misura. È molto importante perché
ripeto, è un'occasione e abbiamo la fortuna appunto di avere dei partner che ci accompagnano in questo. Noi abbiamo un protocollo firmato con Confartigianato, cioè la collaborazione tra noi e Confartigianato si sta strutturando e si sta insomma ci stanno accompagnando rispetto a molte cose. La tematica è complessa, per quello noi non ci improvvisiamo, ma facciamo intervenire persone che questa cosa le masticano tutti i giorni. Quello che noi dobbiamo sapere è in termini di proprio pastorali, di esigibilità del diritto, no? Di dare ai nostre persone che si rivolgono a noi la possibilità di accedere a quello che è un diritto, cioè non è un favore, non è una carità, è un diritto che loro hanno e che bisogna renderli capaci di esercitare. Come? Facendo, ce lo siamo dette tante volte con Jessica, facendo tutto quello che per noi è arrivare fino al punto di arrivo e che per loro sarà il punto di partenza. Cioè per noi la questione SPID, la questione DID, la questione di spiegare cosa sta succedendo, magari lo sentono al telegiornale cos'è il gol, ma no, non pensano di poterci accedere. Io ritengo che nel nostro mandato Caritas quello di accompagnarli a esigere un diritto loro e sacrosanto che possa portarli ad avere degli strumenti alti, no? Degli strumenti alti, certificati, inclusione lavorativa, tutte le categorie di persone. Noi ne stiamo lavorando tantissime, persone che hanno perso col Covid il lavoro, persone che afferivano al turismo, all'alberghiero, alla ristorazione, hanno sempre lavorato in nero, crollato tutto, si sono trovati senza reddito, senza niente. Allora queste persone noi possiamo dire c'è una possibilità e non è una fa, però noi li dobbiamo accompagnare. Quindi voi che rappresentate i PTA, sollecitate anche i centri d'ascolto delle parrocchie a fare questi passaggi, a verificare se hanno fatto la DID, a verificare se i nostri hanno banalmente lo SPID, perché non è scontato che ce l'abbiano. Accompagnateli in questo, perché altrimenti sono tagliati fuori, perché Confartigianato, con tutta la sua disponibilità, non può arrivare, no, anche a questo. Questo è compito nostro, accompagnarli anche poi nello spiegare questo che anche per noi, almeno per me, è un tema abbastanza complesso, per renderglielo masticabile, no? per renderlo loro. Il tema con le istituzioni, di questo ne abbiamo parlato in tutti i tavoli, è che molto spesso le persone nostre non ci arrivano proprio, perché non pensano di poterci arrivare. E allora sta a noi, dov'è il ruolo di Caritas in questo? Nell'accompagnamento di queste persone a questo tipo di possibilità, trovando poi dei partner sensibili che si rendono disponibili anche a fare quel pezzetto che manca ad arrivare al punto di partenza. Capite? Questa è una cosa importante, una cosa in cui noi crediamo tantissimo, anche se questo significa, come dire, diversificare un pochettino anche la nostra operatività normale, sia come centri d'ascolto che come PTA. Dal canto nostro, noi prendiamo l'impegno, Vincenzo ci ha già un po' lavorato e così via, di farvi avere delle informative un pochino più puntuali, no? Rispetto a queste cose. Abbiate un po' di pazienza, siamo in fase di elaborazione, insomma, comunque ci stiamo muovendo, di modo che noi possiamo fare questo lavoro di prossimità, che è importantissimo, anche perché il quarto... Avete visto, il gol è diviso in categorie fondamentalmente, no? Sono quattro step, quattro categorie. La quarta categoria, che è quella dell'inclusione dei fragili, eccetera, è un tipo di utenza che le strutture che si occupano meramente di orientamento e di formazione non sono in grado di affrontare, perché necessitano di essere affrontate socialmente, non solo a livello di orientamento. È lì che noi ci dobbiamo porre. Noi dobbiamo costruire intorno alle nostre persone una rete, un sostegno, un contatto, un collegamento con l'istituzione per fare in modo che possano averla questa opportunità. Non so se mi sono spiegata. Io mi accaloro su questa cosa, ma perché veramente... mi dispiace tanto che non si possa accedere a questa possibilità, che è una possibilità grossa. Sono i corsi di meccatronica che accennava Jessica prima, sono corsi in cui nel biennio del progetto di Gesù di Villa Lavoratore ci cercavano come il pane, ci chiedevano, è un corso che è richiestissimo, è un corso di qualità, e adesso c'è la possibilità per queste persone di farlo, e di farlo per noi a titolo gratuito, perché è comunque tutto finanziato a livello pubblico, ecco.
No, io volevo far riflettere su una cosa. Una volta che un nostro utente, un nostro assistito arriva a fare un corso di meccatronica, di carrozziere, di informatica avanzata, eccetera, poi la stessa Confartigianato che ha erogato il corso si impegnerà, naturalmente essendo coinvolta e parte attiva anche economicamente, a far avere all'imprenditore che lo assume il bonus che è previsto sempre dalla Regione Lazio, di 10.000 euro fino a 14.000 per le forme più avanzate di qualificazione per il primo anno di lavoro. E quindi questo significa creare praticamente in maniera gratuita un'opportunità di lavoro a delle persone. Certo. Non è una sciocchezza, non è una cosa... è una catena che bisogna costruire cominciando dalle basi, dalla DID, dall'iscrizione a corso. Scusate, chi ha il reddito di cittadinanza può fare lo stesso a tutto questo discorso? Sì, il reddito di cittadinanza è destinatario di GOL. Ah, ok, grazie. Va bene, ci sono altre domande? Qualcosa che volete chiedere ancora a Jessica rispetto a quello... il numero di telefono e la mail? Sì, assolutamente. Se volete lo lascio scritto in chat in modo tale, oppure non so se manderete un'email a questo punto, volete inserire anche i miei contatti. Non so, Monica, come siete organizzati, dimmi tu. No, noi possiamo, se tu sei disponibile, dare i tuoi contatti, chiederei di darci un attimo di tempo però per organizzare un flusso, perché i nostri sono tanti e quindi anche su questo per avere un modo di fare un invio orientato, ecco. Quindi va benissimo, certo, che tu lasci i tuoi contatti, sei molto disponibile. No, ma i contatti sono per noi, non è che li giriamo tutti quanti. Visto che ha detto che è disponibile ad aiutarci, okay, a fare, sì, va bene. Certo. Mai dire troppo. Vi scrivo in sotto. Girateli ai responsabili, no? Sì, certo. Allora vi lascio l'email che leggiamo sia io che le colleghe. Vi lascio anche il numero di telefono dell'ufficio. Ok. Ah, eccolo. Lavoro chiocciola Confartigianato Comercio. È sparito. Non è sparito, sta sempre là. Prima o poi ci vedremo in presenza, la dovremo superare questa cosa. È sempre qui, non lo vedi più, Francesco? No. Lavoro chiocciola Confartigianato. Grazie a tutti, al prossimo incontro. Ok. Allora, avete i contatti di Jessica? Naturalmente chiamiamo Jessica a questo numero. Sì, e le colleghe, tanto siamo tre ragazze, quindi sono io, Jessica, e c'è Daniela e Giulia, quindi siamo tre ragazze, quindi troverete noi tre. E poi cercheremo anche di capire come poi organizzare anche un pochino il flusso nel momento in cui si concretizzerà un pochettino. Va bene, io chiuderei qui, ringrazio tantissimo Jessica anche per la pazienza, perché l'ho stalkerato per giorni interi. Sì, un secondo. Scusami Monica, abbiamo questo prezioso materiale a portata di mano, cioè tutto quello che è stato spiegato in queste slide. Le slide, come al solito, Domenico, vi verranno inviate con la registrazione. Anche di più. Vincenzo. Sì. È grande Vincenzo. Ok. E quindi io vi libererei, insomma, visto che più o meno ci siamo detti tutti. Ribadisco, grazie mille Jessica davvero tanto, poi ci dovremmo sentire per quelle altre cose e niente, auguro a tutti una buona serata e una buona continuazione. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie. Ciao.